Sì, buonasera, io mi trovo nel villaggio di Einske, che è al confine con la Turchia, nell'estremo nord del Kurdistan iracheno, e qui questa giornata così significativa per i cristiani è stata vissuta in modo particolare, un po' per le difficoltà che si vivono tutti i giorni, quali per esempio la mancanza dell'elettricità, un po' perché in queste ore c'è stata un'escalation della tensione in questa zona con l'ultimatum del governo iracheno alla Turchia affinché ritiri le truppe che ha schierato a Bashika, che è un villaggio poco distante da qui, minacciando di bombardarle. Questa è la zona sulla quale si sono riversati 15 mesi fa decine di migliaia di profughi cristiani e yazidi in fuga dalle zone occupate dai terroristi dell'ISIS. Nonostante tutto questo però i cristiani qui della zona hanno voluto partecipare alla cerimonia di apertura della Porta Santa, l'hanno voluta seguire, erano numerosissimi nella nostra diretta che si è conclusa poco fa per esempio, e soprattutto hanno voluto partecipare allargando questo momento anche alla comunità yazida che si trova qui all'apertura simbolica della Porta Santa che vedete qui alle mie spalle e che, come dicevi tu Letizia, è stata effettuata da Monsignor Nunzio Galantino, il segretario generale della CEI, assieme al direttore della Caritas, Don Francesco Soddu, sono arrivati qui per testimoniare la vicinanza continua della Chiesa italiana a queste popolazioni. Allora vediamo il servizio con il quale vi restituisco la linea. Il Papa ci ha ricordato più volte in questi giorni, in questo periodo di preparazione, che la Porta Santa non è soltanto quella delle cattedrali o dei santuari, ma sono tutte quelle porte attraverso le quali si entra in storie diverse, in storie faticose. E quale storia non è faticosa o è faticosa come quella di tutte queste persone, queste donne, questi bambini, questi uomini che abbiamo incontrato oggi? Entrare in questo villaggio, entrare in questa chiesa significa entrare in una storia veramente faticosa, significa veramente fare un esercizio di misericordia. Diciamo che è stata improvvisata soltanto la modalità, no? Perché è stata un po', diciamo, richiesta e spinta dal parroco che vive con queste persone con grande, grande generosità, il padre Samir. Ha voluto mettere insieme l'apertura della Porta Santa, anche la benedizione di questa statua della Madonna, che è stata offerta tra l'altro dai sacerdoti di Casa Assistente della Conferenza Episcopale Italiana. Ha voluto mettere insieme tutte queste cose, ma a questa celebrazione non hanno partecipato soltanto tanti cristiani perseguitati, intere famiglie yazidi, intere famiglie anche di altre religioni che si sono ritrovate qui insieme per far festa intorno a una sola realtà, la realtà dell'accoglienza, la realtà del sapersi e sentirsi fratelli. Ecco, per il futuro io mi auguro veramente che nel cuore degli uomini che hanno le sorti di queste persone, di questa storia, sorga veramente un desiderio, il desiderio di mettere fine a queste persecuzioni, il desiderio di mettere fine alla sofferenza di tanti uomini, di tante donne, di tanti bambini.